Sono più che convinto che però le imprese che rappresento riusciranno ad avere la capacità di testimoniare la loro stessa capacità di riuscire a integrarsi in quello che sarà lo scenario futuro, che sarà comunque uno scenario estremamente difficile. Diciamo che la situazione nei prossimi mesi sarà estremamente difficile e complicata, tanto che molte strutture stanno valutando, alla luce delle considerazioni che ho appena fatto, se valga davvero la pena aprire oppure ancora andare avanti in una chiusura forzata, ma che in termini di bilancio fosse la scelta migliore. Se nel 2021 la situazione quantomeno non rientra in una buona percentuale, temo che farà una devastazione dal punto di vista imprenditoriale. Però fondamentalmente ci dovremo chiedere prossimamente quanti e quali altri servizi non saranno accessibili e quali e quanti potremo andare a integrare con il taxi. È chiaro che questa è un'operazione che dobbiamo fare assieme alla pubblica amministrazione e insieme magari ad altre grandi aziende che in questo momento si trovano ad avere necessità di un servizio di trasporto o comunque di un servizio alternativo che può essere il nostro. Noi adesso stiamo riorganizzando tutte le attività delle categorie di mestiere. Lei sa che nell'artigianato ci sono più di 300 attività, quindi pian piano stiamo riconducendo un po' a riordinare quelli che sono i sistemi attraverso quelle che poi le normative di fatto hanno in maniera molto, molto pesante ridimensionato o comunque riordinato, cercando di aiutare quelle aziende che in questo momento qua sono in difficoltà con le valutazioni dei rischi, con i sistemi di sicurezza, con gli aggiornamenti sui corsi di formazione che per quanto prorogati comunque prima o poi dovranno essere fatti. Stiamo lavorando e devo dire che siamo in dialogo con importanti istituzioni della realtà veronese proprio per andare a aumentare i posti alloggio, perché in realtà con il tema Covid si pone un tema di garantire il diritto allo studio, questo prevede il posto alloggio agli studenti.